Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è anche che poi in quel caso vai a mare, che quando no? Quando tu hai tre, di fatto, istituzioni che intervengono, e quando hai, di fatto, perché te lo dimostra anche Frontex, nel senso che ti dice, va avanti nel tempo e dice la situazione era calma, ovviamente quindi si pensava che non richiedesse un'operazione di soccorso ma di polizia, è chiaro che tu hai dei tempi tali per cui se il comando è unico riesce a intervenire, se il comando è diviso si disperde fra la possibilità di intervento. Certo, ma questo è chiarissimo, apposta dico, più capisci come devi modificare, no? La cosa che più mi rattrista e da una parte mi scandalizza, ma mi scandalizza dal punto di vista generale del nostro sistema, è che non è che è la prima volta che avviene una cosa di questo tipo, e in situazioni, in frangenti del genere già ci siamo trovati in passato. Allora il problema qual è? È che non vogliamo vederlo. Allora qui c'è un problema di coordinamento. È impossibile immaginare che ci sia in momenti in cui veramente, anche che ti posso dire, le mezz'ore, certo, possono fare la differenza. Tu devi avere una catena di comando che non si capisce, perché non c'è proprio nei fatti, perché non è di fatto dichiarata. E questo è il punto. E allora il problema è che, come dicevi tu giustamente, non essendo un'emergenza, ma essendo una situazione costante nel tempo, forse sarebbe il caso, senza stare qui a chiedere dimissioni che non ci saranno, tanto per essere certo, chiari. Certo, anche perché quello poi compatta inevitabilmente la maggioranza. Invece di parlare di cose che non sono inutili e servono solo alla speculazione politica e che non portano nulla, perché se tu vai a vedere i sondaggi si radicalizzano le due posizioni, ma non cambiano. Nel senso, non è che portano un po' di più di qua o un po' di là, niente, crei soltanto una situazione di stallo, di scontro. No, ma anche perché non sono cambiate quando la Meloni diceva che era strage di Stato quella di Renzi, non cambiano oggi quando le opposizioni dicono che è strage di Stato. Invece diciamo di perdere del tempo in questa cosa qui, e visto che ti ho detto l'abbiamo avuta da altre esperienze, ci sono state altre stragi, con un po' di buonsenso e di razionalità, mettendo da una parte diciamo l'ideologia, si fa un sistema che è chiaro e che soprattutto, torniamo a questo punto, ti individua dei responsabili, cioè che non si crea un meccanismo chiaro di dove poi non trovi mai qual è la falla e qual è cos'è che non ha funzionato. Elena Terra.